Estate ad Angri, questo è il titolo della rassegna estiva che è stata realizzata nel comune di Angri grazie alla sinergia tra il settore politiche e sociali, l'assessorato retto dal vice sindaco D'Ambrosio e l'assessorato alla cultura e allo spettacolo retto da Caterina Barba. Appuntamenti dal 30 luglio fino al 10 di settembre, in particolare è stata promossa una rassegna cinematografica, Cinema in Tour, che sarà itinerante nei vari quartieri della città, e poi ci saranno una serie di eventi al Castello Doria, in particolare degli spettacoli teatrali e anche musicali. Una rassegna che è stata organizzata in tempi record, visto che l'amministrazione si è insediata soltanto da poche settimane, anche con poche risorse, quelle disponibili, perché anche il comune di Angri vive una situazione economico-finanziaria non del tutto florida. L'obiettivo di questa rassegna è quello di allietare le serate di quelle persone, di quelle famiglie che per un motivo o per un altro non possono permettersi di andare in vacanza e quindi trascorreranno l'estate, o meglio quello che resta dell'estate, nella nostra città. Avete avuto tempi strettissimi perché vi siete insediati da poco e c'è una situazione economico-finanziaria non proprio florida, per cui anche con poche risorse si cerca di fare il possibile. Infatti, questo è un periodo, una fase in cui bisogna davvero fare di necessità virtù. Infatti io ci ho tenuto a precisare che il cartellone è stato realizzato grazie alla disponibilità di amici e di una serie di associazioni presenti sul territorio, ed è in pratica un cartellone a costo zero. Una collaborazione tra il settore delle politiche sociali e il settore della cultura e dello spettacolo, e allo stesso tempo avete cercato di raggiungere direttamente i cittadini, perché il Cineforum sarà itinerante. E infatti, il Cineforum è itinerante perché per noi la periferia è il centro e il centro è la periferia. La periferia per troppi anni è stata bistrattata, è stata non considerata. Noi riteniamo che ci troviamo di fronte ormai ad una città diffusa che va per intero promossa e valorizzata. Sinergie, diciamo, c'è grande collaborazione insieme a questa squadra, insieme al vice sindaco avete promosso anche in tempi strettissimi e con poche risorse una rassegna di tutto rispetto per chi resta in città. Sì, dice bene lei, sinergie. Abbiamo pensato fin dall'inizio di lavorare a un cartellone unico, perché come diceva giustamente il dottore D'Ambrosio prima, bisogna soprattutto guardare alle fasce deboli, alle fasce più disagiate, che soprattutto in questo periodo di forte crisi non possono permettersi delle ferie. Partiamo con un cartellone itinerante di film. Stasera il primo film sarà nella zona località Vagliana, poi Cavaliere Generale Niglio, Taverna, Piazzale Lazio, fino a concludersi in Villa Comunale. Per quanto riguarda le risorse, l'abbiamo detto, sono poche, per cui ci sarà probabilmente qualche contributo per qualche associazione, ma non saranno spese enormi. Esattamente, saranno contributi minimi. Noi ringraziamo tutti quanti, hanno voluto collaborare in maniera gratuita e veramente siamo contenti di questo, quindi significa che anche con poco si possono realizzare degli spettacoli. Questo non significa che poi non lavoreremo a un progetto più grande, ma questo lo faremo ad ottobre, perché in effetti ci siamo insediati in un periodo già di piena estate, quindi non avevamo la possibilità di fare questo, e soprattutto perché in questo momento non ci sono risorse disponibili, e qualora ce ne dovessero essere le destineremo a cose un attimino diverse.